La statua di un ragno. Menendez aveva ragione. Mocha Mocha era la città dedicata al ragno. C'è una corda attaccata all'anello di ferro della statua. Mi scusi. Sta scavando un pozzo? E sto facendo uno scavo archeologico. Sciocchezze! Si vede subito che non sa niente di archeologia. E lei cosa ne sa? Ne so abbastanza da vedere che non ha preparato bene lo scavo. Non lo sta esplorando strato dopo strato, non ha alcun metodo. Lei non sa niente. Il mio nome è tra i più rispettati nel mondo dell'archeologia. Menendez. Lei è il dottor Jorge Menendez? Chi ha detto? Professore di archeologia all'Università Nazionale di San Marcos a Lima. Pensavo fosse morto. No, io sono Emilio Menendez. Lo zio Jorge è mio zio di terzo grado. Anzi, fu mio zio. Sta portando avanti la ricerca di suo zio? Per farlo avrei bisogno dei suoi appunti. Sono stati rubati. C'è altro? So qual è il suo gioco, Menendez. Lei vende manufatti per profitto. E allora? Lei non è altro che un ladro di tombe. Oh, e lei è venuto fin quassù per respirare l'aria buona. Io e mio zio facevamo lo stesso lavoro, signor. Pensa che il titolo di dottore lo rendesse migliore di me? Lui rispettava il passato. Lei lo depreda. Stia attento a ciò che dice, signor. Ladro di tombe, scavatore di tombe, per me sono la stessa cosa. Ha trovato qualcosa di interessante? Sì, una testa rimpicciolita, perfettamente conservata. Vuole comprarla? Se il prezzo è giusto. 750 inti. Che ne dice di 300? 600. 400. Lei sta togliendo il cibo di bocca ai miei bambini. 4,50. Venduta. Questa testa mi sembra un po' troppo recente. Stia molto attento a ciò che dice, signor. Grazie per il consiglio. Posso comprare la scala? No, signor. Posso comprare quella pala? Sta sprecando il fiato. Se trova qualcosa di interessante, me lo faccia sapere. Lei sarà il primo, signor. Mi scusi. Prenderebbe questo. In cambio di cosa? La scala, la pala. Lo prenderò come anticipo. Quello è uno smeraldo. Vale 1 milione di attrezzi. Me lo ridia! Non mi provochi più, o tra un secolo o due scavando ritroveranno i suoi resti. Ah, maledizione! Cos'è accaduto? Mi sono tagliato il piede con la pala. Non mi era mai successo prima. Sono un professionista. Maledizione. Aspetti, quello smeraldo! Ah, ora è mio! Non provi ad attraversare il... Il crepaccio.
un giocattolo con le ruote precolombiano. Ah, questo è notevole. Sappiamo che gli Inca non avevano scoperto alcuna applicazione pratica per la ruota. Eppure qui viene usata come mezzo di locomozione per un bambino. E un bimbo li guiderà. Uno scheletro decapitato alto 3 piani, un monumento alla morte. Le braccia aperte ispirano un terribile senso di ineluttabilità. Qui non c'è nulla di interessante da disegnare. La cupola sembra stranamente sofisticata per la sua età. La città perduta di Mocha Mocha. Questa è un'aggiunta perfetta alla mia esposizione di disegni. Una porta di rame massiccio. Non ha una maniglia. E quei simboli sul contorno. Sono simili a quelli della stele che ho disegnato. È una specie di meccanismo a combinazione. Secondo la lettera di Menendez, da qualche parte in un'altra città perduta c'è la stele che contiene la combinazione per questa porta. Ci sono dei rampicanti sulla parete della torre. Accidenti, il vento. Soffia dal basso, le folate mi sospingono, insistenti, decise, mi spingono su per la scalinata, verso cosa? E il suono, un coro di dannati. La tecnica di costruzione di questa razza dimenticata è simile a quella degli Inca, ma i muri sembrano quasi vivi. È certo colpa del vento e della mia fantasia. La nicchia che forma la testa dello scheletro dovrebbe essere da queste parti. La guida aveva ragione. Qui ci sono davvero i fantasmi. E ora so perché. I resti dell'altare. Il significato dello scheletro ora è ovvio.
C'è il pittogramma di una scimmia. Questa stele deve riferirsi alla città che adorava il dio scimmia, menzionato dal professor Menendez nella sua lettera. Mi mancano dei pezzi.